Ma ciao bellissimi, sono Grax, bentornati su Clash Royale, un Clash Royale finalmente bilanciato dopo un mese di settembre, una stagione di settembre senza bilanciamenti, con il meta devastato da Mastino, Evo Barbie, Omme, Activo Torre, Evo Cava. Sono arrivati i bilanciamenti, li trovate nelle notizie, ne abbiamo già straparlato, infatti vi dico sempre iscrivetevi, questo è un canale partner Supercell, vi spoileriamo tutto, attivate la campanella per le notifiche, non fatevi raccontare le cose, codice Grax alla fine dello show. Supercell Store in descrizione per tutto quello che riguarda il mondo Supercell, con lo sconto del 10% col codice Grax, inseritelo e lasciate un like per il supporto. Questi qua li commenteremo poi in partita, la torre bombi, grosso nerf. Quello che interessa a noi quest'oggi, che ci farà, andrà a ritestare un nuovo 2.6, sono i due buff scheletrini evoluti che passano, per quanto riguarda l'evocazione dell'evoluzione, ad 8 da 6, quindi come erano stati proposti proprio all'origine degli sneak peek e furono nerfati ancora prima dell'uscita. Saranno forti? Io ripeto, sono l'unica truppa carta evoluta che non subisce un buff per quanto riguarda la vita o i danni, quindi rimangono tornadabili, zappabili, snopallabili, loggabili. Tutte le spell li fanno fuori, bisogna saperli valorizzare, assolutamente sì. Golem del ghiaccio, secondo buff per quanto riguarda il 2.6, durata rallentamento aumentata a 2 secondi da 1,5, frizza di più ed è un'ottima carta sia per quanto riguarda la fase offensiva, frizzando le truppe difensive dell'avversario, che nella fase difensiva, frizzando i push dell'avversario. Il 2.6 tornerà? Non lo so, staremo a vedere, poi altre carte avete il post nelle notizie. 2.6 impostato, l'abbiamo testato ieri con la Fireball di livello 15, oggi lo testiamo con i buff nella ladder. Supportate, mi raccomando, vi ricordo siamo in live su Twitch, ho spostato le live alle 19:20, mi trovate orizzontalmente su Twitch, verticalmente su TikTok, tutto quanto in descrizione. Golem del ghiaccio, andiamo subito a ciclare gli scheletrini, io ho un grosso problema. Potrebbe essere Mirror. Ho un gigante enorme problema. Non lo so utilizzare. Non è Mirror, ok. Però che deck è? Con la Nightwitch. I don't know. Potrei tirare la Fireball, ma ho paura. Devo Barbie. Che si... È counter. Hanno subito il nerf. I Barbie hanno preso un bel po' di nerf sia sulla vita che sui danni. Il problema è che comunque sono forti. È una bella carta che ha solamente un cycle per essere evoluta. Abbiamo difeso. Con il 2.6 posso far correre tutto. Le reclute sono diventate veramente OP. Vi porterò un nuovo deck col domatore. Dato che la torre bombi è stata massacrata, le reclute è come se avessero una seconda vita. Tenetevi belli saldi alla sedia, perché le reclute faranno il delirio in questo meta, secondo me. Lughetto bello preciso. E Evo Skelly. Ora, gli Evo Skelly, mi conviene tipo metterli così. Ok, guarda che belle evoluzioni. Però li ho sprecati praticamente. Li ho sprecati perché vanno giù. Lui ci butta il cerbottaniere pensando che potessero arrivare magari a torre. Qua devo fare... raga, c'ho la reattività veramente del niente, la reattività dei Grax. Lui qui c'ha delle reclute pazzesche. Ci proviamo perché comunque il golem del ghiaccio può frizzare, eh. Attenzione. Sai che ti dico? Perché lì sotto io c'ho un golem del ghiaccio. E quindi se quello si mette di mezzo... Guarda quanti danni fa il domatore. Guarda quanti danni subisce il piccolo Grax. Ci metto questo, faccio andare tutto nel mid. Arrivano i pipis però, ragazzi, arrivano i pipis. I pipis, bisogna togliere i pipis. Quello è un ottimo log, tolgo il cerbi. Vabbè, se prendono il doppio danno poteva andare peggio, eh. Considerando che le reclute le subisco perché te iniziano a caricare, te fanno un male ancestrale. Però col 2.6 in teoria sono messo leggermente meglio, perché il cavaliere comunque in una situazione del genere non lo sfrutterei mai nella vita. Dato che lo shield non gli funziona. Qui subito log. Questo è un ottimo log. Certo, anche gli Evo Skelly però. Guardate che possono combinare gli Evo Skelly. Non hanno... Ne è rimasto uno! Valorizzalo, Graxe! Vabbè, volevo vederli in azione, ma non ci sono riuscito. Comunque, partita portata a casa, occhio, ragazzi, che secondo me anche il 2.6 può dire
la sua in questo meta, se giocato in maniera impeccabile, perché vi dico sempre che il 2.6 è uno dei quei deck che davvero non puoi sbagliare un cycle, una carta, a livelli altissimi devi essere un mostro. Dai, ne voglio fare altri due, voglio far entrare in combo gli scheletrini, non so capace. Primo cycle, scheletrini Evo. È anche vero che gli scheletrini Evo si utilizzano in pochissimi deck, quindi quando l'avversario vede che noi abbiamo gli scheletrini Evo, praticamente è sicuro che abbiamo il 2.6, quasi sicuro. Ok, lui c'ha pirotecnica Evo, io vorrei farmi attivare torre, è sicuramente un ottimo vantaggio contro il Pork Rider. Lei va giù, doppi danni, scheletrini che devono andare giù, andiamo a valorizzare il golem del ghiaccio che ci va a mettere. C'ha struttura Tesla sbagliata. Potrei tirare... No, non tiro la fireball. Ragazzi, occhio al freeze del golem del ghiaccio. Occhio al freeze del golem del ghiaccio. Quello 0.5 in più si fa sentire, belli miei. Lui mette golem del ghiaccio giustamente. Io qui devo andare di log. Anche lui ha il golem del ghiaccio nuovo. E con gli scheletrini cerchiamo di togliere un mini mordomatore. Ho subito due hit, ma ci può stare. Subito pressing, golem del ghiaccio e domatore. C'ho la fireball, mini pecca per lui. Ma lui che spell ha? Guardate il freeze! 3 hit! 3 hit! Subito log! Skelly Evo! E lui qui deve andare di log per forza? Poteva anche andare a destra col domatore in realtà. Evocatevi. Allora, se mi scambia il target sul domatore. Ma lui, scusate, non aveva il log. No, aveva il log, però il rocket. Strano, ragazzi, che non l'ha utilizzato. Partita bonus, 3 corone e partita bonus, altre 2, incredibile. Fatemi sapere se secondo voi è tornato il 2.6. Devo riprenderci la mano proprio al top. Devo giocarlo tanto. Il 2.6 più lo giochi più hai possibilità di vincere. Golem del ghiaccio, ok. Arcerini dovrebbe essere Arco X, quindi non conviene far entrare lo zappino. Certo, l'Arco X un pochino lo subisco, perché non ho più quella difesa solida che avevo con il Cavaliere Evo. Però giocandoci bene il golem del ghiaccio sulla torre, comunque possiamo fare il nostro gioco. Vado col domatore da questa parte, perché se valorizzo la situazione, questa è una giga fireball incredibile. Zappino che non entra sul moschettiere. Moschettiere che fa uno, un danno solo, va bene. Non posso tirare il golem del ghiaccio. Ci metto il cannone che mi va a pulire il cavaliere. Con il log fermo gli arcerini e non mi prendo danni su torre. E ho fatto pure un po' di chip damage. Il golem del ghiaccio fondamentale per bloccare l'arco X al ponte. Chissà se lo metterà. Vedere Grax col 2.6 in scalata. Sono almeno 4 mesi che non lo gioco, da quando sono uscite le evoluzioni. Perché poi appena uscita l'evoluzione ho messo subito il deck, quello con la pirotecnica, il super miner che era fortissimo, eccetera. Qui ho tirato un log, ma non serviva, però avevo paura che rimanesse con un capello di vita. Con Gelino tra poco arriveranno gli Skelly Evo e lui arcerini, e mi può fare male. Però se io faccio così... Raga, fermi tutti. Ragazzi, fermi tutti, Skelly Evo. 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 Oddio! Oddio, queste sono 3 corone! Se non la spell sono 3 corone! Cosa sto registrando? Quando mai Grax con il 2.6 fa 3 corone? Devastante. Se non ti becchi la spell perfettamente in rotazione, sono devastanti, come se t'entrasse un Egolem con i barbari scelti. Incredibile. Devo riprenderci la mano. Sto utilizzando un deck, ragazzi, sono veramente super arrugginito. Ma non so se state notando che qualità. Domatori sulla sinistra, in modo tale che cerco di farmi attivare torre dalla moschettiera, dalla pirotecnica, e non me la so fatta attivare. Però forse arriva un altro colpo. Non è arrivato l'altro colpo. Vabbè, ho fatto danni. Questa è un'ottima giocata per lui. Mi sono comunque attivato torre, grazie. Ma che ne hai vista la torre attiva?
vabbè, cose, congelino che va a frizzare bene. Probabilmente sto beccando anche matchup buoni di sicuro, ma se ti entra la combo... Perché poi che succede? Non so se ci avete fatto caso, gli scheletrini evoluti ti cambiano target, perché essendo one shottabili, praticamente alla torre te ne fa fuori uno, poi magari arriva a prendere il tank, prendendoti il tank ne rimane uno, ne evoca due, poi arriva un altro. Incredibile, veramente incredibile, scheletrini, lo portiamo a destra, cerca di togliere lui, molto bene. Il gran cavaliere è una bella piaga perché ci fa dei danni incredibili, però lui non so perché non sta facendo il doma jump, quindi il domatore si prende 4 danni dalle torri ciaone. 2132, potrei farne pure un'altra di partita. Dopo due tristellamenti siamo stati velocissimi, non me l'aspettavo una situazione del genere. Scusate, ma se io pusho con domatore e Skelly Evo e lui Charmini pecca. Ok, mago zap. Ok, mago zappa, ho dovuto sprecare 4 per togliere gli scheletrini, vorrei dire solamente questo. Il mini pecca va sulla torre, posso pure prendere una hit, mi va bene, in modo tale che vada a valorizzare il moschettiere. 1.300-2.000 le torri. Il log non conviene utilizzarlo, lui ha il gran cavaliere, quindi non conviene tirare il domatore, potrei tirarlo in opposite lane. A me piace questa cosa, congelino per far fermare tutto da quella parte. Certo, qui c'è un bel po' di roba, però io ho fireball e se pulisce. Domatore va sull'altra torre, torre centrale, arriverà... Ho preso torre sinistra, ho massacrato il push dell'avversario, arrivano delle frecce. Ma il domatore può essere al 14 quello che vuoi, ma tanto c'ho doppi danni. Peccato che non ho di nuovo Skelly Evo, perché mi sarebbe piaciuto riutilizzarli, ma lui c'ha il mago zap e quindi... Ragazzi, io non ho mai massacrato player in questo modo e sto preregistrando un po' di video perché poi nel fine settimana non ci sto, quindi sto proprio all'inizio di season. Non è che domatore, gran cavaliere... Vado in push, ma che me frega, regà, c'ho Skelly Evo, dagli de Skelly Evo, tanto il domatore non mi fa la torre. Peccato che lì l'ho messo il centro... Attenzione! Ragazzi, partita bonus. Potrei fare tutta la Lega, credo. Potrei fare tutta la Lega. È assurdo. Namo, next partita, gradino gold e si gode. Ci mancano 3 vittorie. Esce fuori un video incredibile, tutte win. E diventiamo campioni con il nuovo 2.6. Scheletrini, me sto emozionando. Ma tanto poi ti arrivo. Ma che è la season del domatore? In quale senso? Corri moschettiere. Piazzato bene. Attiviamo subito la torre. Perfetto. Potrei andare... In push, prova a splittare. Non credo abbia la torre bombi. Potrebbe... E questo è un ottimo push di Grax. Un ottimo freeze di Grax. Vai con quelle due hit. Benissimo. 2009. Occhio, questo è un grande banco di prova. Perché contro questo deck io subivo sempre tanto. Ma la torre bombi non è più quella di prima. Quindi se tu fai il push con domatore e moschettiere al ponte, la torre bombi non ti ammazza il domatore. Col moschettiere la fai fuori, il domatore va sulla torre. Siamo molto manzi. Log sulla parte di destra. Golem del ghiaccio che mi serve per non sprecare Elisir. Se lui va col domatore potrei fare pure il trick, ma non so capace a farlo. Outcycle per l'avversario. È molto interessante come giocata. Però se io riuscissi a fare tipo... Così la Terry viene messa male, il moschettiere si gira ed è un'ottima giocata per noi. Fireball per togliere la Pyro, bella precisa, non arriva il colpo. Log potenzialmente sprecato, ma c'ha la torre bombi e quindi la mia combo con gli scheletrini non funziona più di tanto. Pipistrelli che non sono evoluti. Chi ha di evoluzione la pirotecnica? Forse ancora la deve mettere, probabilmente sì. Lui c'ha torre bombi. Io faccio Skelly splittati come se fossero Barbie. E poi vado domatore, moschettiere. Non penso sia matto. E invece era matto, ragazzi. Invece era matto. Erroraccio del piccolo Grax. Pirotecnica che va a farmi dei danni discretamente importanti. Io qui devo andare sicuramente di log. Più cannone. E cerchiamo di evitare... La terremoto. Va bene, eh? È una partita comunque complessa. Ripeto, bella tesa. Domatore che parte. Bombi torre che non arriva in tempo. E quella è una grande hit. Questa è la potenza del 2.6. Sai quelle che fai col 2.6? Non li puoi fare col deck. Questo è un errore probabilmente, però va bene. Stavo dicendo, i quelle che si fanno col 2.6 non puoi farli con il cavaliere voluto mai nella vita. Fireball, entrata perfetta. Lui lo sposto, moschettiere sulla parte destra. Terremoto sbagliata, non serviva il moschettiere. Era meglio tenerlo in fase di push. Però Grax può
fare un cycle di, di scheletrini, girare, prepararsi con la fireball per la bombi. Non è arrivata la mia fireball, ma guardate ragazzi quanto è lenta. È lentissima, belli miei. Calmi, posso andare di golem del ghiaccio e faccio esplodere tutto. Ok, scheletrini. Magari da dietro. E lui però c'ha la torre bombi. Occhio agli skelly però. Occhio agli skelly. Log sbagliato. Oddio, non li può fermare terremoto. La terremoto è tutto. Cioè, se avessero più vita sarebbero veramente micidiali. Veramente micidiali. Ma gli ho fatto sprecare una terremoto in fase di push. Non so se mi sto spiegando. Chi l'ha mai fatta queste cose? Togli subito la bombidorre. Io posso ripressarlo di nuovo. Vattene via, signorina pirotecnica. Vorrei provare. Allora, Boni, raga, mi sto incartà. Mi sto incartà. Il domatore che tira due hit è un qualcosa di mai visto. Questo lo fermo. Arriva il domatore, tiro il log. Cerco di pulire tutto. E ci siamo. Bene, la pirotecnica va giù. Perfetto. Domatore, moschettiere subito al ponte. Skelly Evo dietro. Skelly Evo dietro in modo tale che lui deve tirare log e qualsiasi altra cosa per fermarli. E adesso lui è sprovvisto di difesa. È assolutamente sprovvisto di difesa. Predict sui goblin. Ragazzi, queste sono pizze micidiali. Incredibile. Esce fuori un gameplay meraviglioso. Sarebbe il top del top se riuscissi a fare altre due win. Non ci posso credere. E lo so che vi piacciono i video lunghi, importanti. Quindi dagli Grax. Scheletrino, bello preciso. E così attiviamo subito l'evoluzione. Potrei partire col golem del ghiaccio. Sai che ti dico, lui non sta sprecando niente. Quindi let's go di push. Prince Black non è un problema. Guarda gli scheletrini che tolgono lo shield. Guarda i danni. E il freeze, quella è un'ottima hit. Mi sta dicendo bene pure il matchup, perché non ho beccato chissà quali deck incredibili. Va giù il mago zap prima, per piacere, va bene, uguale togliere tutto. L'importante è non prendere hit sulla torre. La potenza del 2.6, la velocità del 2.6. Come lo fermi questo, amico mio? Pecca. Intanto guarda il moschettiere che danni che fa, spreca le frecce, hit per noi, freeze. Bene, è un bridge spam deck, potrebbe avere l'ariete e quindi... Ragazzi, lui non c'ha... Oddio. Metti l'Ice Golem davanti, che se ne rimane in vita anche semplicemente uno, lui deve tirare la fireball. No, sto volando, ragazzi. Sto volando. Sto letteralmente volando. Questo voglio prendere il danno. Ok, torna tutto dietro. Moschettiere da piazzare. Domatore, metti il freeze. Sto letteralmente volando. Buoni tutti, moschettiere. Se tu metti scheletrini Evo, lui deve sprecare. Se ha log zap, ok, gli dice bene, ma deve per forza di cose sprecare. E quanto mi è mancata questa mossa con il pack, ragazzi. Anche se qui però lui mi fa male lo stesso. Ma va bene, ci abbiamo le doppie torri. Tirerò una fireball. Tirerò un congelino. Tirerò degli scheletrini. Qui ho fatto male. L'ho girato, non mi chiedete come. L'ho girato, non mi chiedete come. Golem del ghiaccio che mi serve per togliere almeno un target. E tra l'altro li ho tolti tutti. Con l'evocava avrei subito molto di più. Allora io ho paura del suo push. Metto il moschettiere e metto il log. Vado di congelino. Preciso. Se pulisce. Potrei andare pure di fireball. Assolutamente sì. In modo tale che il moschettiere poi... Potrò forse aspettare un secondo, eh. Però il moschettiere almeno si porta avanti con i danni. Qui facciamo tutto andare verso destra. E secondo me la cosa migliore da fare è questa, ragazzi. Ne è rimasto uno! Ne è rimasto uno! Non c'è stata storia. Sono senza parole, ragazzi. Ho il match point. Non so quante partite ho fatto in questo video, ma siamo stati talmente tanto veloci a vincerle che... Match point. Namo. Namo. E golem estrattore? E golem estrattore, veramente? Corri! Corri! Ok, potrebbe avere l'estrattore, ma io gli ho fatto...
Veloce. Ok, bene, ma salvato quella Goblin Gang. Bene, estrattore per lui probabilmente doveva ciclare. Occhio perché può fare male con questo estrattore. Io non so se ho la Fireball. Non credo. Scheletrino per noi. Intanto portiamoci sulla sinistra a fare danni. Certo, andare a destra. Ok, qua lui inizia a caricare. Occhio perché quell'estrattore farà male, soprattutto con gli Barbi evoluti che stanno per arrivare. Domatore che fa molto male. Ok, è un problema ragazzi, è un problema. È un grande problema perché questo qua non è il classico golem, è le golem di Neffi. Lo conoscete molto bene, questa è un'ottima furia. Vorrei provare a tirare una fireball lì. Non devo ma destra ho perso praticamente. Ragazzi, il match point me l'ha messo complesso. Più che altro ho caricato troppo. L'errore è stato caricare troppo, non devo mai caricare tutta quella roba. Lui prova a spingere, che peccato il match point. Ce l'ha fatto perdere, ho peccato di sicurezza però troppo forte come deck. Errore nel tirare la fireball, dovevo tirare la fireball sull'estrattore. Ma comunque è sempre un matchup molto complesso perché parliamo di un golem fuso a un cimitero. Ci riprovo, ne facciamo altre due se vinco e poi un altro match point. Fosse stato il golem classico lo portavamo ovunque, ma quello è ancora un ottimo deck e non lo puoi sottovalutare, non lo puoi pressare perché è un tipo di deck che va a caricare l'Isir e poi dopo te butta tutto avanti. L'ha fatta apposta, ho fatto un errore clamoroso, però con calma ragazzi ci riprenderemo la mano. Ripeto, parliamo di un deck che non utilizzo da una vita, il 2.6. Lui qui occhio al frate che fa una marea di danni, quindi per forza di cose questo, per forza di cose il cannone secondo me qui ha sbagliato, ma ha fatto valorizzare tantissimo il moschettiere. Sono counter, abbiamo la possibilità di riprendere il match point, ve l'ho promesso, voglio fare campione con il 2.6, sempre se ci riesco, perché se... Ok, no, Boni, non sono counter, reclute molto toste. Due hit, ti prego. Reclute molto toste, reclute molto toste. Questo lo portiamo a sinistra. Cerchiamo di fargli perdere tutti gli shield. Portiamo a sinistra. Cerchiamo di fargli perdere tutto. Potrei già rivalorizzare il mio moschettiere sul draghetto. Sì, perché poi il draghetto ci fa troppi danni a torre. Congelino, draghetto che va giù. Reclo da sinistra che va giù. Potrei già ripartire, ma ho paura del push dell'avversario. Ci provo, perché c'è la bandit. Se il moschettiere non mi prende hit, automaticamente... Ok, una bella giocata per lui. Subito log, subito log, subito log, subito log, subito log. E vediamo Ciccio Pastello, ok. Lui c'ha zap? C'ha... Quella mi tocca tirare la fireball a destra, ragazzi. Mi tocca tirare la fireball a destra, prendo troppi danni. Partita difficile. Partita difficile. È vero che gli Evo Skelly possono essere comodissimi contro eventualmente le reclute, ma li devo beccare al momento giusto. Sono forti con l'evocazione da 8, perché essendo da 8 poi dopo si espandono, cioè vanno in giro per l'arena e diventano difficilmente zappabili. Tanta roba, però adesso concentrazione, è una situazione mistica. Cannone molto preciso, draghetto assolutamente da fermare per valorizzare un minimo il cannon. Lui qui va con un ottimo maghetto zap, tiro la fireball, tiro un altro moschettiere, tiro il golem del ghiaccio e deve stare nel mid. Pulisci destra Grax, zap per lui sbagliata. Non vorrei perdere il moschettiere, moschettiere che me lo ritrovo sulla parte di sinistra. Log che potevo metterlo pure in anticipo, però intanto il domatore tira due hit più il moschettiere piazzato, deve difendere quasi tre hit, 1400 a 1400. Reclute per lui, cannone molto preciso, ok. E se io tipo facessi così? Potrebbe essere... no, le ho perse tutti, le ho persi tutti perché mi sono splittati, giocata pessima di Grax. Fireball, ti prego, prendi la bandit! Prendere quella bandit era fondamentale. Prendere quella bandit era really, really fondamentale. Però riusciamo a tenere comunque tutto lì. Il cannone esplode, golem del ghiaccio, tieni tutto sinistra. Arriveranno le reclutevo. Arriveranno le reclutevo. Le facciamo dashare tutte nella fase mid. Ci metto il cannone. Teniamo botta lì. Congelino. Vanno bene i danni. Non ci sono problemi. Mago di ghiaccio. Non so se riesco a reggere a destra. Ragazzi, era counter. Però GG. Secondo me l'errore fatale è stato sprecare quegli skelly evo sulle reclute. Se li avessi valorizzati, lui magari avrebbe sprecato.
Ragazzuoli, video comunque incredibile. Ci sta, ci fa tornare sul gradino gold. Giustissimo, match point sbagliato sulle golem. Sono devastanti. Fatemi sapere se secondo voi il 2.6 è tornato. Devo giocarlo sicuramente meglio, perché devo dimenticarmi il gameplay con l'Evocava e cambiare totalmente ottica sugli scheletrini e sulla velocità. Vi chiedo il like, iscrivetevi, campanella, codice Grax alla fine dello shop, Super Store in descrizione, Twitch in descrizione, TikTok in descrizione. Se avete il Prime, collegatelo. Bacia Grax. Ciao belli, ciao ciao.